Cari amici di Dialoghi Interiori, benvenuti a questo video dove tratterò l'argomento che nel sondaggio sta vincendo la seconda posizione, ovvero, come leggete dal titolo, quando vediamo il narcisista o la narcisista felice, laddove felice è tra virgolette, senza di noi. Giovedì invece, in diretta qui su YouTube alle 21, il 2 settembre, ricominciano le dirette di Dialoghi Interiori e tratterò l'argomento che sta vincendo. Ad oggi, con un 60% di voti, vince quando e come ci accorgiamo di aver superato la dipendenza. Quindi tratterò questo argomento giovedì. Oggi vediamo insieme la seconda posizione e venerdì invece alle 21 su Instagram, mi raccomando, scaricatevi Instagram, abbiamo una bellissima community anche lì. Venite alle 21 in diretta perché l'avvocato Liguori risponde alle vostre domande. Quindi venerdì cominciamo un po' a parlare, insomma, di come sono andate le vacanze, di quali richieste abbiamo ricevuto durante le vacanze, perché le vacanze sono sempre un po' per le vittime di abuso un periodo particolare. Quindi ci colleghiamo e possiamo rispondere alle vostre domande. Andando alle ciance, cominciamo a trattare l'argomento di oggi. Perché nei vari gruppi, WhatsApp, Telegram, Facebook, leggiamo sempre in continuazione, anzi, la rabbia che emerge dalle prede, dalle ex prede, dalle vittime di abuso psicologico quando vedono il o la narcisista stare bene, o comunque stare bene, essere felici, tutto tra virgolette, adesso ci arrivo, con altre prede, con altri amici, con altre persone, o addirittura millantano una solitudine che non è mai reale, dove riescono ad aver trovato un equilibrio finalmente, eccetera eccetera. Ragazzi e ragazze, queste sono tutte truffe, sono tutte tattiche per farti, parlo a te, che tu possa essere uomo o donna vittima di abuso, per farti stare peggio di quanto tu già non stia. Noi sappiamo benissimo che questi personaggi tendono sempre ad infilare il dito nella piaga e lo fanno nella relazione e lo fanno dopo la relazione. Per questo è importante chiudere tutti i canali, non guardare più niente e non nutrirli più, perché anche questa rabbia umana, per carità di Dio, che noi abbiamo quando andiamo a sbirciare i primi tempi, c'è la rabbia perché poi, ringraziando Dio, ti passa e adesso diciamo cerchiamo di farcela passare insieme. Quando ancora ce l'hai, non fai altro che mandare energia anche da lontano a queste persone che, essendo vampiri, la sentono a chilometri di distanza. Quindi, paradossalmente, anche se abbiamo chiuso tutti i contatti, ma andiamo a vedere qualcosa che li riguarda, il canale energetico è ancora aperto e loro ricevono ancora rifornimento. Non se lo meritano e quindi gli va tolto pure quello. E noi che entriamo in no contact e che chiudiamo ogni canale, cominciamo a contenere la nostra energia e a tenercela stretta, invece di regalarla ai vampiri di turno. Quindi, mi raccomando, dovete prendere la decisione. La guarigione è una decisione di entrare in no contact totale, ok? Quindi, detto questo, non andate a vedere, tanto sono tutte stupidaggini, sono tutti atti teatrali, ok? Dove loro millantano una felicità per continuare a distruggere la o le prede che hanno comunque seminato, facendo crescere, diciamo, la speranza e l'ego della preda che hanno circuito, quindi della nuova preda, fanno contenta la nuova preda e non contenta la preda prima, ma comunque è tutta una farsa, è tutto un teatrino, perché loro non conoscono l'amore, non sanno proprio che cosa sia, non conoscono la felicità, perché uno, per conoscere la felicità, dovrebbe essere in contatto con se stesso, essere grato, avere dei sentimenti positivi, amare prima di tutto se stesso e poi gli altri. E questo loro non ci arrivano proprio. Voi li dovete immaginare come dei robot. Io dico sempre, no, che vanno in giro con la presa di corrente a cercare di ricaricarsi con l'energia altrui.
Questo è. E dici, vabbè, però non è possibile. Beh, come facciamo a dire che non è possibile? D'altronde questi personaggi dopo 1 o 2 giorni che la storia con noi era finita, storia di anni, già c'avevano l'altra o l'altro accanto, che chissà da quanto tempo ancora, no? Che da quanto tempo già avevano cominciato a accalappiare, ad agganciare. Quindi questi sono personaggi che lo sanno che prima o poi le prede si svegliano. Magari vedi il narcisista che ti ha detto per 10 anni le bionde non mi piacciono perché mi ricordano le Barbie, mettersi subito dopo di te con una bionda che somiglia ad una Barbie. Mo' adesso scusate, non voglio fare il paragone con la Barbie, però per farvi capire, no? O al contrario, facciamo un altro esempio. Ah no, le donne more sono troppo pelose. E poi, ecco, stanno con una morona. Con i peli che gli arrivano fino alle caviglie, sempre per fare un esempio assurdo, però questo è, cioè, ti dicono, si creano una personalità, poi in realtà ti rendi conto che è tutta fuffa, che questa personalità non ce l'hanno mai avuta, non ce l'hanno, chissà che personaggi sono diventati con la nuova preda. Quindi davvero ti rendi conto di aver amato, come dico sempre, una persona che non esiste, ma e non è proprio mai esistita. Cioè, non è proprio mai esistita. Questo è il grande shock, no? Ti rendi conto che sono contenitori vuoti, che sono personaggi robotici, che non gliene frega, non stanno tanto lì a sentire il dolore o a capire te quanto stai soffrendo. Proprio non gliene può fregare di meno, quelli basta che c'hanno il rifornimento, poi se è mora, bionda, uomo, donna, quello che è, a loro non gliene frega niente. L'importante è averci i fan, averci il rifornimento, averci qualcuno che si prodiga per loro, che li accoglie, che li accudisce, che gli rifornisce proprio energia. Quindi ti rendi conto che la felicità questi non sanno proprio che cos'è. Finché tu non hai un'idea così chiara di chi c'hai davanti, sei in una sorta di ipnosi e quindi gli attribuisci delle particolarità, delle facoltà che sono invece dell'empatico. Noi siamo persone che difficilmente passano da una persona all'altra, perché comunque quando sei in lutto, perché è finita la relazione, non è che il giorno dopo stai con altro e metti le foto, cioè questo non è normale, non è proprio possibile, no? Perché c'è tutta la fase del lutto, della disperazione. Noi lo conosciamo bene, diciamo, tutta la fase, no? Post-traumatica, che non mangi, non dormi, non ragioni, non sei lucido, non ti riesci nemmeno a concentrare per vedere un film. Figurati che te frega, dei 2 giorni dopo sta con altro. Quindi invece per loro tutta sta roba troppo empatica, troppo emotiva non esiste. Vabbè, non c'è più Giuseppina, va bene Gianfranca, chi se ne frega, fanno proprio lo switch, fanno comunque un passaggio da una preda all'altra, perché non è che stanno a guardare chi è. Questo è disumano, questo non è empatico. Quindi basta vedere queste persone come vediamo noi stessi. Siamo diversi. Laddove diverso è proprio nel più profondo senso, quando non hai un'empatia che ti funziona, sei quasi un essere diabolico. Quindi è inutile che vogliamo fare i buonisti, no? Vediamo le cose per come sono e soprattutto togliamoci gli occhiali rosa e soprattutto usciamo da questa ipnosi, non gli attribuite connotati empatici, perché non ce l'hanno. Proprio lo scontro con questi personaggi ci fa capire quanto l'amore è tutta un'altra cosa, no? Non è quelle farfalle nello stomaco, quel ti salvo io perché insieme saremo felici dopo che abbiamo sofferto tanto, bla 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 bla, e poi invece appunto ti promettono, no? Il sogno e poi ti danno filo da torcere. Quindi chiudiamo qua. Vediamoli per quello che sono, capiamo che questi non sanno che cos'è, che cosa sia l'amore, che cosa sia la reciprocità, che cosa sia la felicità. Probabilmente ne abbiamo anche noi una idea troppo romantica rispetto a quello che poi è la realtà. Ci
ci dobbiamo togliere gli occhiali rosa, lavorare su di noi, questo io lo dico in tutte le dirette, e fornirci quegli strumenti che ci levano da davanti questi personaggi, perché la prossima volta, appena ti arriva uno o una che cerca di rimbambirti con tante belle parole, gli chiudi subito il rubinetto. No, grazie. Ma vedete la cruda realtà per quella che è? Noi abbiamo la possibilità di essere felici. La felicità non sarà gratuita. Dovremo lavorare, dovremo capire che non sono le belle parole o i romanticismi a renderci felici. Nessuno ti regala niente, dobbiamo camminare piano piano insieme alla persona che abbiamo scelto, ma ancor prima da soli, insieme alla persona che abbiamo poi scelto, dobbiamo camminare passetto passetto, costruire insieme un qualcosa, sapendo che per andare incontro all'altro e che l'altro venga incontro a noi, dobbiamo perdere un pezzettino di qualcosa di noi, ma per un bene maggiore, non un perdo completamente me stesso per non perdere il narcisista. E questo sarà poi il nuovo argomento che tratteremo, che tratterò in un altro video, perché con il ad oggi 15% di voti tratterò proprio quando perdiamo noi stessi per non perdere il o la narcisista. Quindi verrà il video proprio su questo argomento, d'accordo? Allora, se avete domande scrivetele nei commenti, e ci vediamo giovedì alle 21 in diretta su YouTube e venerdì su Instagram in diretta con l'avvocato Liguori. Daje tutta, un bacio grande, e daje sempre tutta un'altra volta. Ciao!